Amici a scoccorre ben ritrovati sono qua oggi a parlarvi delle Hoka One One Speed Goat 4 Prima di iniziare con la recensione, vi devo dire un paio di cose importanti. La prima è che questa è una scarpa che ho comprato con i miei soldi. O non sponsorizza assolutamente questa mia recensione, né tantomeno ha la possibilità di vedere il video prima che questo vada live. Seconda cosa molto importante da dire, soprattutto per vostra conoscenza: io abito a Londra, abito nel sud dell'Inghilterra, quindi questo vuol dire. Poche, anzi zero montagna ahimè soprattutto in questo periodo di lockdown da quando è successo tutto il casino non ho potuto portare queste favolose scarpe in Italia nelle Alpi dove avrei voluto andare a correre un po quindi ho testato queste scarpe le utilizzo tuttora ho già corso 50 km in situazione di trail classico britannico ovvero foreste parchi fango campestri, tutte queste cose qui, ma sicuramente non montagna. Perché è importante secondo me dirlo? Perché ovviamente se state cercando una scarpa da trail, da montagna, ovvero quindi da situazione estremamente complicata, ovvero tanta roccia e cose simili, sicuramente probabilmente questa non è una recensione per voi. Ho potuto testare questa scarpa in trail misti, misto vuol dire terra, sterrato, breccia. Un po' di sassi, un po' di tutto, però in realtà non è la stessa cosa, perché lo so bene, vengo dalle Alpi, eh, non è la stessa cosa che correre in montagna. Quindi ci tenevo assolutamente a dirlo. Iniziamo dalle misure, cosa assolutamente fondamentale per le scarpe da running, drop 4 ragazzi. Drop 4, vuol dire 32 mm nella parte del tallone e 28 mm nella parte di avampiede, quindi drop 4. Quindi potete vedere questa è una scarpa abbastanza alta a livello di ammortizzazione, ha un'intersuola importante appunto 32 mm, che sicuramente questo poi si ripercuote un pochettino nel peso, è una, è una scarpa abbastanza pesante, soprattutto rispetto alla sua versione 3. Scarpa che io non ho mai posseduto, ma ho visto alcune recensioni perché se ne parlava davvero bene, le volevo comprare ma poi non ho avuto proprio il modo quell'anno, ovvero l'anno scorso, di fare tanto trail e quindi alla fine non le ho comprate però ho letto che quella era una scarpa leggermente più leggera. Peso 306 grammi per la misura 42,5 uomo io ho la misura 44 e la mia pesa 322 grammi. Così così con il peso, diciamo, né leggera né pesante, è lì nel mezzo. Ragazzi questa è una scarpa che è stata disegnata da Ocaoneone come scarpa da lungo, scarpa Grazie. Che è stata appunto sviluppata per poter percorrere tanti chilometri infatti gli atleti elite utilizzano questa scarpa soprattutto per le ultra maratone per le distanze un pochettino importanti vista proprio l'ammortizzazione che eh, garantisce questo modello andiamo a vedere la parte della tomaia questa è una tomaia ingegnerizzata abbastanza traspinante una tomaia che a me piace molto soprattutto il colore della scarpa come sapete l'arancione è il mio colore però a parte questo è una tomaia molto protettiva perché ha come potete vedere ha delle zone rinforzate con dei materiali un pochettino più rigidi che mettono sicuramente più peso alla scarpa ma più protezione a livello di tomaia a livello di piede a livello di comfort sicuramente questo si sente la conchiglia è rigida quindi il piede viene bloccato come Vedete, anche alla pressione la conchiglia non si muove per nulla, questa parte qui è assolutamente rigida, così come tutta la parte bassa della tomaia. Parlando di tomaia bisogna anche parlare della linguetta, la linguetta che è assolutamente cucita con il resto della tomaia, quindi questo ci mette nelle condizioni di poter correre spensierati sui sassi e soprattutto sulla parte un pochettino più fangosa, più terrosa dei percorsi perché appunto va a tutelare bene. Uh, il piede, eh, c'è una sorta proprio di eh, chiusura totale, i sassi qua non entrano assolutamente, quindi, questo è assolutamente un vantaggio. E proprio per lo stesso motivo, immagino che Aoneone ha deciso di fare una linguetta abbastanza alta. Questa linguetta mi ha dato diversi problemi. Soprattutto nella prima uscita, mi sono ritrovato con un taglio nella parte alta del piede: per quale motivo? Perché ho utilizzato delle calze troppo basse, quindi ho lasciato praticamente eh, la parte alta del piede, diciamo la caviglia, scoperta. Quindi a totale contatto con questa linguetta, ed essendo questa una linguetta un po' plasticosa, un po' non è molto soffice, e questa alla lunga. Ci cioè ho fatto 15 km la mia prima uscita, ha dato parecchio fastidio. Tanto è vero che mi sono ritrovato appunto con un taglio e un po' di sangue. Devo dire che questo secondo me è il punto debole della scarpa. Io avrei fatto la linguetta leggermente più corta, come potete vedere, esce fuori parecchio rispetto a al resto della, della scarpa è vero che tutela parecchio però dall'altra parte se non si usano delle calze adeguate ovvero alte ci sono dei rischi i lacci sono lacci abbastanza normali che si vedono in tante scarpe da trail robusti devo dire che comunque fanno un ottimo lavoro in fase di chiusura intersuola questa intersuola qui Ocaoneone la chiamata Eva è un'intersuola che è un pezzo unico che va praticamente a circondare Tutta la scarpa è un'intersuola con una schiuma, appunto, che riveste l'intera scarpa molto ammortizzata. Questa è una scarpa neutra, importante da dire però neutra, tendente verso la, la stabilizzazione. È vero che è una scarpa da trail, quindi ci sta che sia un po' meno neutra, diciamo del solito. Soprattutto le scarpe di o neone di solito sono molto flessibili. Questa lo è un po' meno, un po' perché all'interno ha un meta rocker che eh, stabilizza un pochettino la scarpa quindi ci permette in fase di trail in fase di spinta di avere un minimo di guida e questo lo, devo dire che lo fa molto bene però comunque è una scarpa da considerarsi assolutamente neutra l'intersuola è molto ma molto confortevole ha come punto a favore diciamo l'ammortizzazione è un'intersuola che è disegnata proprio per ammortizzare qualsiasi colpo e lo fa, devo dire bene, come sempre bisogna sempre trovare l'equilibrio tra ammortizzazione e reattività. Questa è una scarpa che è un po' più bassa secondo me nella reattività, non, non è molto reattiva, l'ho trovata sin da subito, una scarpa che ammortizza, che ti rende il passo bello comodo, ti permette di appoggiarti in qualsiasi situazione di trail nella maniera più comoda e confortevole che si può, però sicuramente manca un po' di reattività e questo è sicuramente per la tipologia appunto di intersuola che è stata utilizzata. Arriviamo così a parlare invece della suola, suola che è una Vibram Mega Grip di ultima generazione, questa è l'intersuola migliore che io abbia mai avuto su una scarpa da trail, perché ovviamente Vibram secondo me in questo momento è il top del top che si possa trovare in commercio, quindi Hoka ha fatto sicuramente bene a lavorare con questi materiali ed è questa un'intersuola che ti permette di avere veramente grip in qualsiasi situazione, l'ho provata con il fango, l'ho provata su trail tecnici, sui sassi, veramente grip eccezionale. Tacchetti da 5 mm, quindi assolutamente non esagerati. Però abbastanza aggressivi, abbastanza aggressivi devo dire, non troppo, ma, ma fa veramente il suo lavoro. Questa è una scarpa che ho utilizzato spesso anche sull'asfalto, perché da qui fino al parco ho 3 km di corsa sull'asfalto. e Devo dire che, nonostante appunto questi tacchetti belli aggressivi da 5 mm, non ho avuto particolari problemi. Non ho particolari problemi quando devo arrivare a correre eh, nel trail. E il grip è sicuramente eh, il punto più importante. Di questa scarpa, altra cosa proprio per la forma, come potete vedere, la forma della suola e quindi di come sono fatti questi tacchetti. Non c'è, perlomeno per me, in questi 50 km, non c'è assolutamente nessun rischio che i sassi si vanno. Appunto ad inserire qua dentro, quindi praticamente finora ho sempre corso senza avere il classico problema del sassolino che si incastra. E questo per me in una scarpa da tre è assolutamente fondamentale. Indossabilità: quindi come veste questa scarpa? Veste assolutamente perfetta. Io ho una misura 10 americana, quindi 44. È europea, sì, 44 Europea. E tutte le mie scarpe da corsa hanno questa misura e questa veste perfettamente. Ha una pianta abbastanza larga, ma classica. Diciamo delle oca o neone. Se conoscete le oca, sicuramente sapete di cosa parlo. Va assolutamente bene a livello di eh, vestibilità. A livello di comfort gli do un 8, è una scarpa estremamente confortevole e se non fosse per questa linguetta che ogni tanto dà fastidio gli avrei dato sicuramente un 9. Dettagli nella fase d'appoggio e di spinta. Fase d'appoggio eccellente, ammortizzazione ottima, questo è ovviamente il punto di forza della scarpa, spinta un po' meno, l'equilibrio... È sempre lì, bisogna trovarlo ed è difficile avere una scarpa che ha un'ammortizzazione perfetta e anche una spinta perfetta. Questa gli manca un po' di spinta, gli manca un po' di reattività. È una scarpa disegnata per fare tanti chilometri e per lavorare su trail di qualsiasi genere, quindi trail misti. Quindi ci sta, devo dire, però appunto sicuramente la fase d'appoggio è migliore rispetto alla spinta che può offrire questa scarpa. Cose positive e cose negative? Beh, le cose positive sono tantissime, questa è una scarpa che io sto amando, tomaia favolosa, traspirante, però il giusto, ammortizzazione ottima suola eccellente la vibram secondo me è il massimo che si può avere in questo momento non ho mai avuto un problema di un sassolino che si è agganciato male non ho mai avuto problemi di, di grip veramente scarpa eccellente veramente in tutte le sue fasi cose negative sicuramente questa linguetta qua non è il massimo l'avrei fatta diversamente diciamo che mh, è quella che disturba di più in tutta la scarpa è quella che si fa notare soprattutto di più e basta, sinceramente, non ho assolutamente altre cose negative di questa scarpa. Se vogliamo, forse le reattività, ecco, non è una scarpa estremamente reattiva, però eh, se si vuole una scarpa ammortizzata per fare tanti chilometri e comunque per fare trail misto, è difficile avere la scarpa reattiva. È ovvio che questa non è una scarpa da gara o comunque non è una scarpa da gara corta come utilizzerò questa scarpa? beh per ora questa è l'unica scarpa che ho in rotazione per il trail quindi sto us usando solo questa scarpa quando ho voglia di fare trail però qua i trail di solito sono sempre misti quindi si sposa benissimo questa scarpa non ne ho bisogno un'altra in questo momento a chi la consiglio? a tutti quelli che amano avere una scarpa comoda quando vanno a fare i trail ovvero tutte quelle persone che stanno fuori tanto quelle persone che hanno voglia di uscire a correre nelle montagne montagne o nei parchi, nelle foreste, dove andate, questa è una scarpa che funziona ovunque per tanti chilometri, non è una scarpa da gara veloce e corta, non è una scarpa mh, da farci 10 chilometri e basta, questa secondo me è una scarpa che rende veramente il suo valore soprattutto quando si esce per fare 20 chilometri, 30 chilometri, quando si esce fuori per un bel po' di tempo. Ripeto, è una scarpa da trail misto, quindi va bene ovunque, però non la comprerei se state cercando appunto una scarpa reattiva, una scarpa veloce, una scarpa da gara. Questa va bene per le gare, però di ultra maratona comunque dai 30 km in su, secondo me. Gare in montagna da 30 km in su. Concludiamo con il prezzo. 140 euro che secondo me ci stanno tutti sono posizionate assolutamente il giusto questa è una scarpa con cui ci fate tutta la stagione questa è una scarpa che ha una suola perfetta un'intersuola molto eh, duratura vi faccio vedere ci ho fatto già 50 km non c'è praticamente neanche un segno la suola è perfetta il grip è assolutamente perfetto, dopo 50 km sembra assolutamente nuova, se non fosse perché è un po' sporca, ma potete farci tutta la stagione. Quindi 140 euro secondo me ci sta. Domanda del giorno, ovviamente collegata a questo video, ovvero qual è la vostra scarpa da trail, diteci la marca e il modello così possiamo condividere con tutta la community e magari dateci anche qualche nozione in più, come vi trovate, vi piace, quanto l'avete pagata, insomma più informazioni ci date e meglio è per tutta la community. Ricordatevi di... Rispondo alla domanda del giorno perché avete così la possibilità di vincere il braccialetto di esco a correre e ora andiamo proprio a vedere chi ha vinto il braccialetto di esco a correre commentando l'ultimo video dove vi parlavo del lungo. E tra l'altro, in quel video ho fatto proprio una brutta caduta indossando queste scarpe. Il vincitore del braccialetto di esco a correre è. Alberto Begnoni, complimenti Alberto, hai commentato con io oggi ho sperimentato il doppio allenamento: 26 km al mattino e 10 km la sera. Tosta, veramente tosta. Devo dire di sì, tosta, veramente tosta. Anch'io inizierò a fare doppio allenamento perché questa settimana devo arrivare a correre 130 km. Sono alla ricerca di un record sulla 60 km nella Jubilee Greenway qua a Londra, correrò l'11 luglio se non lo sapete ancora e mi sto preparando proprio per questa mia missione in solitaria, quindi sto aumentando parecchi chilometri, arriverò a 130 km questa settimana, poi avrò una settimana di recupero per poi di nuovo tornare a salire finché arriverò al picco di 160 km. Alcuni di questi chilometri li correrò proprio con speed goat 4 perché farò un po' di trail per cercare di preservare un pochettino l'articolazione dalla corsa sull'asfalto cercando ovviamente di non uccidermi. Ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino a qua nel video. Se vi è piaciuto il video mettete un like, vi metto in evidenza un altro video che sicuramente vi può interessare. Ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo alla prossima. Ciao!